Sostegno prioritario agli aretini e stop agli aiuti agli extracomunitari disoccupati da oltre 2 anni. Questi primi 2 punti del decalogo stilato dall'assessore Lucia Tanti per la gestione dei circa 15.000 euro al mese di sussidi discrezionali dell'assessorato alle politiche giovanili. A settembre faremo un decalogo minimamente più razionale, però insomma i criteri sono questi, del resto sono i criteri che abbiamo anche sempre detto in campagna elettorale e sui quali noi crediamo. Almeno 5 anni di residenza nel comune di Arezzo per avere il primo sussidio, almeno 10 per entrare in un programma di sussidi articolato, la dimostrazione di essere alla ricerca di un lavoro quando si chiede un aiuto, e poi per chi è extracomunitario e da molti anni in questo paese, da 2 anni non lavora e quindi o non lo cerca o non lo trova, è chiaro che evidentemente non ci sono le condizioni perché possa in qualche modo accedere a degli aiuti. Se invece di essere in Italia si va negli Stati Uniti, si entra solo quando è possibile dimostrare di avere un lavoro. Il presidente degli Stati Uniti mi pare che sia di colore, quindi non è razziale di buon senso. Siamo in una situazione economica in cui non possiamo permetterci dei flussi migratori imponenti. Chi se ne rende conto è razionale, chi non se ne rende conto fa il falso buonista e genera vera cattiveria. Noi adesso abbiamo bisogno di gestire quel poco che abbiamo, e quel poco che abbiamo si gestisce facendo delle priorità, e riteniamo che chi negli anni, lui stesso, i propri genitori, i propri nonni, hanno contribuito a fare di Arezzo ciò che è, hanno dato la loro intelligenza, il loro lavoro a questa città, io credo che questa città debba in qualche modo avere un occhio di riguardo per loro. Non si è fatta attendere la risposta dell'Associazione Culturale Bangladesh in merito alle ultime esternazioni dell'assessore e dello stesso presidente dell'associazione Tito Anisuzzaman a ribattere punto per punto sulle nuove linee guida esposte da Lucia Tanti. Sono molto deluso che amministrazione, che è una responsabile della città, si fa questo tipo di dichiarazione, che non ci riguarda la verità, perché Italia ancora legge razziale non l'ha fatta. Quando richiede una famiglia che ha di difficoltà qualsiasi colore, chiede che la sua situazione, sua condizione, non ci verifichiamo noi, verificano legge. A quel punto uno si va avanti e giustamente lui ha tutti i requisiti. Questa follia a dire una cosa del genere. Noi ci aiutiamo anche gli italiani che ha bisogno. Quando viene da noi, noi ci ascoltiamo, cerchiamo di aiutare. Quello che è possibile da c'è di nostro mano. Quegli immigrati che 2 anni da disoccupazione forse contribuito a questa città più di 10 anni, ecco il punto. E allora anche l'ho visto che ha detto aiutiamola per ritornare a casa sua, allora chiediamo quei 15 anni contributi che hanno pagato per la città. Se me li dai questo, penso che ogni stranieri se ne vanno via con la felice. Qui si parla di lavoratori di 2 anni di disoccupazione, quelli sono cittadini, non sono extracomunitari. E noi ci siamo e cerchiamo di collaborare insieme per migliorare la nostra quotidianità.